Presento tutto il tavolo, comincio dalla regista Milena Cocozza. Gli interpreti, la protagonista Carolina Crescentini. Buongiorno. Andrea Lattanzi, che ha una parte buonissima nel film, è il lato buono proprio della pellicola. Un lato, diciamo, più inquietante è Riccardo Bortoluzzi, che è lì vicino. Per me è un grande piacere avere anche Francesco Motta al tavolo, che è l'autore delle musiche del film. Carlo Macchitella, che ha prodotto il film per Madeleine con Monprachem. Degli altri produttori e sceneggiatori del film, che sono Marco e Antonio Manetti, che sono in altre faccende affaccendati in questo momento. E ringrazio anche qua in prima fila per Rai Cinema Paolo Del Brocco, Luigi Lonigro per 01 Distribution, che farà uscire il film nella prossima estate, giugno credo, una cosa del genere. E ringrazio anche Robert Shearer di Tam Tam Fotografie, che ha contribuito alla realizzazione del film. Allora, fatto il giro di presentazioni, arriviamo qui. Allora, letto numero 6 è nella nostra sezione After Hours, che è la sezione dedicata, diciamo, ai film che giocano col genere, che sono bizzarri, che sono curiosi, che appunto un po' fuori onda. E abbiamo un grande piacere perché è una novità. Un film horror, un'opera prima di un film horror diretto da una donna. Vogliamo proprio partire da Milena, che ci racconta com'è nato questo progetto, come ci si è trovata in mezzo e se comunque esordire con un horror era nei suoi pensieri. Allora, parlo qui? Sì, parli. Si sente. Okay. Aspetta, te la avvicino un po'. Vado io. Vai. Allora, mi ci sono trovata in questo film perché collaboro da molti anni con i Manetti Bros come aiuto regista e il soggetto di questo film mi è stato proposto da loro, perché era un film che in realtà avrebbero voluto fare loro qualche anno fa. Diciamo che il mio approccio iniziale è stato abbastanza di perplessità, nel senso che io ho cercato di trovare in questo film delle corde che potessero diventare mie. C'è poi tutto un mio passato, io ho esordito in questo mondo lavorando con Lucio Fulci, quindi è disegnata. Ero un po' segnata. Però è chiaro che affrontare... Parlo piano? No. No, sono voci, sono okay. Rumori, come l'horror, abbiamo messo un sonoro disturbante. Quindi diciamo che probabilmente c'era una predestinazione. Io non mi sento di voler circoscrivere questo film a un genere di cui comunque, insomma, si può dire che fa parte, ma semplicemente perché penso che i film siano dei film, delle storie raccontate secondo alcuni stilemi a volte, però mi fa un po' paura il racchiuderlo in una gabbia. Anche perché poi a livello narrativo, secondo me invece la gabbia è funzionale, cioè ti dà più libertà, paradossalmente. In questo film c'è un personaggio femminile che io ho sentito molto mio per una serie di motivi legati alla gravidanza, all'approccio col lavoro di una donna che deve in qualche modo nascondere, o comunque con cui non abbiamo ancora fatto pace completamente col concetto di madre, donna lavoratrice e capacità lavorative. E in più io credo ai fantasmi, quindi cioè, insomma, mi sembra che c'erano degli elementi. Le ragioni c'erano tutte. C'erano tutte. No, è chiaro, io voglio dire, essendo un film che non voglio raccontare molto, comunque la storia racconta la storia di una dottoressa incinta non da molto, quindi non si vede, che trova lavoro in un ospedale dove poi succederanno delle cose strane. Quindi è chiaro che ci sono una serie di tematiche sul femminile che ci sono nel film, e che noi abbiamo fatto anche questa una retrospettiva sull'horror. Noi pensiamo che il genere
sia esattamente una scatola che possa poi aiutare a contenerne molte altre. Carolina, come aggiungere una cosa? C'è un'altra tematica del film che ho trovato interessante affrontare, che è quella degli ex manicomi, quindi della detenzione nei manicomi, ma semplicemente non voglio fare un'analisi sociopolitica dell'evento, ma il fatto che alcuni comportamenti umani siano veramente devastanti per l'umanità stessa e ce ne accorgiamo solo in ritardo. Quindi i danni che vengono fatti in questo film sono dei danni che venivano 50 anni fa considerati invece normali e una forma di aiuto e di sostegno. Quindi è un po' anche un invito a interrogarci su quelle che poi sono le cose che diamo per scontate attualmente, e lascio la parola. Carolina, come hai affrontato questa parte? È la prima volta che ti cimenti con il genere? Ti piace? Cosa ti ha al primo momento acchiappato, diciamo, di questo ruolo? Non è la prima volta che mi cimento con il genere, perché il mio primissimo film, con tutto che non è stato dichiarato completamente horror, era un thriller psicologico con elementi horror, era H2Odio. Oh, Alex in Fascella. C'era la sindrome del gemello scomparso e tante cose. Io ero un fantasma. Questo film è stato interessante da tanti punti di vista. Innanzitutto, quando lavori sul terrore, l'emotività viene scoperchiata. E quindi c'è stato un enorme lavoro emotivo, ma non solo emotivo, anche culturale, e su questo mi ha aiutato tantissimo Milena, perché noi raccontiamo, sì, come diceva lei, la storia di una donna che pur di lavorare nasconde quello che le sta accadendo, ovvero che è incinta. Le viene assegnato un turno di notte in un contesto molto inquietante, anche prima che si manifesti quello che poi sarà il film. È da sola in un ospedale pediatrico, dove comunque già lei, tu sei incinta e hai a che fare con i bimbi che stanno male, e già a livello emotivo è il primo problema. Per di più è un ospedale pediatrico, clinica privata, religiosa. E lei probabilmente religiosa non lo è. E quindi l'accettazione da parte del, come lo possiamo chiamare, il direttore della clinica, il prete, già è il primo step molto strano. Il primo colloquio, con tutto che lei è una persona propositiva e pronta a stupire, è già comunque più che un colloquio, è un test. Il test continua costantemente, succedono delle cose strane in questo ospedale, ma essendo lei una donna di scienza non può accettare il soprannaturale, non è contemplabile il soprannaturale. Fatto sta che tutta la prima parte forse ha più a che fare con l'investigazione, perché sta cercando di capire cosa diavolo succede lì e prova a confrontarsi con le persone che lavorano lì, e tutte le dicono: ma che cosa sta dicendo? Quindi se nessuno mi dà la prova di quello che io vedo, allora forse il problema ce l'ho io. E quindi il secondo step è di tipo psicologico. Forse magari gli ormoni, potremmo dire, stanno creando una dinamica anche, non so, più vicina alla depressione. Anche perché, avendo a che fare con questo piccolo biondino che poi scopriremo essere... Lo possiamo dire perché è scritto da tutte le parti? Io non so mai. L'avete visto tutti il film? Come ci comportiamo? Perché su internet ci sono tante informazioni. Se volete, io faccio la vaga e la farò. Ditemi voi. Beh, ci sono tanti elementi. Si parlava che è un film di fantasmi. Ci stiamo tutti guardando Riccardo con un tono un pochino. Potrebbe essere anche impaurito. Molta crea l'atmosfera, diciamo, però. Vabbè, comunque, insomma, quando lei ha a che fare con questo fantasma, comporta anche una dimensione emotiva. Il punto è che poi abbiamo a che fare con la questione manicomi, e la questione manicomi con Milena l'abbiamo studiata ed è gravissima. Non vogliamo fare le analisi sociali, però è impossibile non farla, perché la legge Basaglia risale al 70, che è l'altro ieri, 78, l'altro, è l'altro ieri. Tramite Francesco io ho avuto un'occasione enorme, sono stata al Flower Festival a Collegno, dove prima c'era un manicomio. E parlando con le persone che organizzano il festival, ho avuto la possibilità di andare in alcune sale di questa infinita struttura a vedere. Non si tratta solo di vedere, si tratta di come ti ci senti là dentro.
Questo film parla anche dell'energia dei luoghi, che è un qualcosa che non è hippie, è reale. E io, per esempio, quando mi hanno portato in una sala dove nessuno può andare, che lei mi ha detto, la referente, mi ha detto, guarda, un sacco di persone si sentono male qui. Ed è vero, perché a volte il dolore rimane aggrappato nelle pareti, anche se le tinteggi. E lì, che era tutto ristrutturato, il cemento armato del soffitto, quello era, quello è. Le sbarre sulle finestre, perché per esempio il suo camerino era una cella. E io mi sono interrogata molto, sei un po' poverino, però io mi sono interrogata molto. Poi il concerto è andato bene alla fine. Il concerto andava benissimo. Tu sei lì dentro. Strano, ma bene. No, però pensa, tu sei lì dentro chiuso, l'unica cosa che vedi di questa stanza dove prima c'era un letto, adesso non c'è, è questo cemento armato del soffitto, queste sbarre delle finestre. Una volta noi abbiamo visto un documentario su un manicomio infantile e dicevano che appena hanno aperto i manicomi dopo la legge Basaglia, la prima cosa che hanno fatto i bambini è stata arrampicarsi sugli alberi. E mentre io ero nel suo camerino, dalla finestra con le sbarre, io vedevo esattamente gli alberi. E allora, se tu sei chiuso lì dentro, tu vuoi toccarle quelle fronde che vedi tutti i giorni. Quelli non erano luoghi curativi, e lo sappiamo tutti, quelli erano semplicemente luoghi di detenzione, altrimenti il primo stabilimento che vedi all'infuori di un manicomio non sarebbe stato, non sarebbe un obitorio. E c'è l'obitorio, è la prima cosa che vedi. La cosa più grave ancora nelle nostre ricerche è che gli infantili, i manicomi infantili, non necessariamente, anzi non hanno a che fare con il problema psichiatrico. Hanno a che fare con la società, perché altrimenti non avrebbero messo in detenzione figli di madri single, donne che avevano, figli di donne che non avevano una disponibilità economica per sostenere quella genitorialità, bambini vivaci, è molto grave. Quindi tutto ciò ha una responsabilità sociale che non si può sollevare con un semplice, banale senso di colpa. Non si risolve con il senso di colpa una cosa del genere, perché non si può risolvere. In questo film tutto ciò contamina ogni frame, perché ci sono tutti questi elementi insieme, anche se poi li scopriamo piano piano. No, ma poi è vero, perché poi un manicomio dove ambientare una storia di fantasmi parla proprio di un passato che non si cancella del luogo. Il insomma, passato non è la memoria si cancella del luogo, infatti. Andrea, te come ti ci sei trovato in questa situazione? Diciamo, grazie a Milena ho affrontato insomma i provini, e poi dopo ho avuto notizia del fatto che Milena voleva, sì, esatto, quindi è stata un po' una grande emozione, un grandissimo piacere aver lavorato con loro, perché mi sono trovato benissimo ed è stata un'esperienza magnifica. Io ho il terrore degli horror. E dopo questo lavoro, però, diciamo, un po' è diminuita la paura, lo dicevo prima, in macchina, però ho sempre avuto il terrore, ecco, insomma. Posso dire che è stata una grande esperienza, mi sono trovato benissimo con tutti quanti e spero che in qualche modo possano anche loro apprezzare il lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo svolto, che comunque sia è comunque sia sempre un tema delicato. Adesso hanno raccontato, hanno detto un sacco di cose, quindi non vado avanti anch'io a farlo. Posso dire una cosa solo sul suo personaggio? Che con Marco Vanetti diciamo sempre che il personaggio di Francesco nel film è quello che generalmente nell'horror è la suora cieca, nel senso che è il personaggio inquietante che porta la verità del film. E in questo caso invece ho scelto di raccontarlo con un ragazzo un po' del popolo, molto semplice, che però ha come... C'era una battuta su cui io mi impuntavo tantissimo con Francesco, è che lui per principio crede a tutto, e quindi mi piaceva che questa verità passasse attraverso un personaggio in qualche modo semplice. E anche perché fa da contraltare allo scetticismo, sì, scientifico, esatto, della protagonista. Della dottoressa Bastattina. Riccardo, vuoi dire qualcosa? Sì, lui sì. Vai. Allora, io mi sono divertito molto perché sono stati tutti molto gentili e imparare il copione non è stato un problema, perché è stato facile e divertente. Mi hanno preso e ho conosciuto Milena un giorno dopo
all'auditorium. Di nascosto, dillo. Sì, di nascosto. Un incontro. Doveva essere un provino. E poi, qualche settimana dopo, mi chiamano per fare questo provino. Io vado e alla fine, dopo un po', un mesetto, mi è arrivata la notizia che a novembre dovevo andare a fare il film. Volevo chiedere qualcosa a Francesco Motta. Penso che sia la tua prima colonna sonora di un film narrativo. Mi ricordo che avevi fatto, esatto, la colonna sonora di un bellissimo documentario che si chiamava Ciao amore, vado a combattere. Esatto. Però invece volevo sapere, essendo la prima volta per un artista cantautore come te, di rapportarsi a una musica che non fosse solo d'ambiente ma anche narrativa, perché appunto con un film di finzione il lavoro è diverso. È stato, per me è stato veramente bello e devo dire molto diverso anche rispetto a scrivere una canzone. E penso che la cosa più bella, diciamo, che sto scoprendo anche in questi giorni, che ho scoperto con Milena, è questa squadra che si crea. Io purtroppo, per fortuna non lo so, spesso quando scrivo canzoni sono da solo. E lavorare squadra, cioè io e Milena abbiamo iniziato a lavorare già dalla sceneggiatura, quindi per questo mi ha... Esatto, questo mi ha portato anche a averci, essere in una condizione di libertà non indifferente. Una libertà che mi ha dato anche Milena, perché all'inizio è stata ascoltare, e non è semplicissimo, insomma, per l'esperienza che ho, che un regista veramente stia ad ascoltare. E addirittura, insomma, il tema principale, che è questa Ninna Nanna scritta con un toy piano, che sarebbe quei piani da bambini, insomma. Il testo è stato scritto insieme, insomma, quindi siamo partiti da lì. Lì c'era l'urgenza anche perché, insomma, faceva parte di musica diegetica, quindi ovviamente lo dovevi scrivere prima di registrare, insomma. E come? Non ho capito. Neanch'io. È stato veramente bellissimo, insomma. Diciamo, insomma, in quel periodo poi anche il fatto di lavorare sia con Milena ma anche con Carolina, insomma, quindi non staccarsi assolutamente mai dal film, nonostante, insomma, qualche incubo la notte, però è stato, quando sei molto dentro una cosa riesci anche a toccare delle cose che magari quando ci sono dei momenti morti nel mezzo non ci riesci, insomma. E mi sono divertito tantissimo. No, poi appunto avendoci avuto la possibilità di lavorare già dalla fase di sceneggiatura, come si faceva un tempo, sì, poi perché, entri, insomma, è un campo in un modo diverso, completamente libero, perché gioca tanto l'immaginazione, insomma, e poi riesce ad andare avanti in squadra. Veramente io a Milano gli facevo sentire tutte le cose, e spesso magari i registi non hanno dei tecnicismi musicali che ti permettono di arrivare subito alle modifiche che devi fare, ma questo può essere anche una cosa bellissima, perché magari ti fa vedere la musica da un altro punto di vista, e quindi spesso è arrivata laddove non arrivavo io, per esempio, quindi molto bello. Grazie Carlo Macchitella, produttore del film. L'horror italiano ha una lunga tradizione, negli ultimi anni però se ne è fatto un pochino di meno, e soprattutto se si è fatto molto artigianalmente, di basso costo, così. L'anno scorso c'è stato l'ottimo successo del Signor Diavolo di Pupi Avati, che è tornato a fare l'horror dopo un po' di anni. Quest'anno c'è un esordio di un film invece, diciamo, dai mezzi di un film normale, ecco, diciamo. Com'è stato produrre, come ti è venuta la voglia di produrre un horror? A parte di stare vicino a Marco Antonio Manetti, che probabilmente ha influito. Sicuramente, ovviamente, premessa, cioè l'horror è entrato in crisi in Italia perché ovviamente... Metti un po' più vicino il microfono. Essendo il cinema sempre più legato alla televisione, l'horror non è proprio la cup of tea della televisione generalista, e quindi di conseguenza la crisi dell'horror come genere in Italia è legato a questo. Cioè è abbastanza anomalo che la televisione finanzi un film horror. In questo è l'essere Rai Cinema un meccanismo molto aperto rispetto al suo mondo e anche rispetto al mondo della televisione, che ha permesso questo. Quindi non voglio fare
il solito meccanismo di quelli che dicono grazie, ma insomma c'è dietro un'apertura di, sicuramente culturale e industriale rispetto a questa cosa, che è importante, perché poi dimenticare dei pezzi, dei segmenti di industria è sempre negativo, perché poi perdi l'abitudine, il meccanismo per cui non riusciamo più a produrre thriller cinematograficamente parlando, perché appunto tutto quello spazio è stato preso. Fatta questa premessa, che è un gocciolino noioso e mi scuso, allora come mai abbiamo fatto come abbiamo preso questa cosa del film horror? Beh, sicuramente questo film lo dovevano girare Marco e Antonio, poi per problemi connessi all'amore verso Napoli, eccetera eccetera, l'avevano messo da parte. E a questo punto, dato che, come si dice dalle mie parti, non si butta via nulla, e credevamo in questo progetto e credevamo in questo soggetto, abbiamo cercato di rimetterlo in piedi, andando a individuare un regista che fosse in sintonia ovviamente con quello che era sia il testo, che era anche il modulo culturale che c'era dietro questo testo, e anche per cercare di creare appunto un meccanismo quasi di farm, di squadra, come dicevano loro. E il fatto che tutti siano stati bene, felici, contenti e si siano divertiti fa sperare che non sia solo da questa parte si siano divertiti, ma anche quelli che lo vedranno domani. Questo è ovviamente l'auspicio, perché ci siamo divertiti noi, al momento non fa grande testo. Ecco. Noi ci siamo divertiti, pensiamo che sia stato un esperimento positivo, nel senso, non solo perché per esempio è già stato opzionato e venduto all'estero, anche se ancora non è uscito in Italia, però abbiamo già avuto una serie di interessi concreti. Il fatto che 01 si impegni alla uscita di questo film è per noi altrettanto importante, perché ovviamente un conto se lo distribuisce 01, un conto se lo distribuisce X. E quindi insomma noi speriamo, è stata un'esperienza divertente, adesso lo devo dire anch'io, quindi mi spiace. Però, proprio per questo motivo, perché c'era dietro lo spirito del gruppo, nel senso che c'erano e c'era anche il tentativo di fare appunto più, non solo un film, ma anche un pezzo di esperimento, come posso dire, cioè creare le premesse per poi eventualmente, ove mai trovassimo altri soggetti, trovassimo altre cose, poterne fare altri con lo stesso spirito, anche con lo stesso meccanismo industriale, finanziario, economico, e poi sperando che la prossima volta ci si diverta ancora noi, e a quel punto forse forte anche l'esperienza, e quelli l'hanno visto si sono divertiti. Ecco, questo però ancora non lo sappiamo, speriamo bene. Aspettiamo, comunque stasera un primo test ce lo possiamo avere alla proiezione. Ci sono delle domande? Mani abbassate, allora ne faccio un'altra io a Milena, perché mi ricollego a questo che ha detto Carlo, che appunto il film, l'hai detto anche te, il film l'hanno scritto i Manetti Bros, lo dovevano dirigere il anche soggetto, loro. Il soggetto, in realtà, dei Manetti, perché scherse, poi l'abbiamo abbastanza rimaneggiato. Ecco, infatti, perché devo dirla tutta, al di là dei discorsi sul genere horror e quello che si vuol dire, mi verrebbe adesso impossibile, una volta visto il film, pensare che questo film lo dovesse dirigere un uomo o due uomini, tantomeno. Pensi di averci messo una mano? Sì. Perché per me è chiarissimo, cioè si vede ma sai, tantissimo. Nell'horror la vittima 9 volte su 10 è donna, no? Cioè, 9 e mezzo. Nel senso, quasi sempre la protagonista è femminile. Io mi sono sentita tanto in Carolina, che poi sta praticamente in ogni singola scena del film, quindi ha una presenza determinante, e è un'attrice generosissima, quindi si è veramente data con grande slancio al progetto, e io ho avuto una specie di immedesimazione, nel senso che spero di averle trasmesso una mia visione di quella storia. Insomma, io l'ho sentita femminile, poi sempre non lo dico per fare politica, ma noi eravamo tutte donne, cioè tutti i capi reparto di questo film sono delle donne, e non c'è una scelta precisa rispetto a questo. Non è che abbiamo detto vogliamo fare il film fatto da donne, assolutamente no. Però poi nella mia lunga carriera di aiuto regista, brevissima di regista, ma comunque ho delle collaborazioni, e negli anni mi rendo conto che mi sono poi spinta ad trovarmi bene con delle figure femminili, che poi è una cosa sempre un po', insomma, le donne sono fra la grande sorellanza e invece gli odi subdoli, che non mi vergogno di ammettere, e secondo me c'è nel film, c'è una mano femminile
a 360, perché la scenografia, i costumi, la direttrice della fotografia, la fonica, che è un caso raro in Italia, cioè tutte le figure diciamo dominanti i reparti artistici sono donne, e che ringrazio tantissimo tra l'altro, perché secondo me hanno fatto comunque un ottimo lavoro. Se non ci sono domande a proposito di horror, temo che dovremo chiudere perché c'è la conferenza di Barbara Stilla a seguire. Allora ringrazio di nuovo Andrea Lattanzi, Milena Cocozza, Carolina Crescentini, Francesco Motta, Riccardo Bortoluzzi, Carlo Macchitella qui al tavolo, di nuovo Paolo Del Brocco per Rai Cinema, Luigi Lonigro di 01 e che farà uscire il film appunto l'estate prossima, e Robert Schiller di Tam Tam. Grazie a tutti, letto numero 6 di Milena Cocozza, stasera a Reposito.